Sono Giacomo Ballotta e nella vita di lavoro faccio l'ingegnere di ricerca e sviluppo presso Dallara Engineering. Il mio ruolo nel RaceUp era nel gruppo sospensioni e nel primo e nel secondo anno ho imparato dinamica del veicolo e progettazione strutturale, il terzo anno responsabile sospensioni e responsabile tecnico, il quarto anno. Dopo l'esperienza in Formula SAE ho trovato praticamente lavoro ancora prima di laurearmi, ho sostenuto qualche colloquio presso Dallara e qualche mese prima del mio progetto di tesi, e una volta finita la competizione in Italia sono rimasto a Varano, appunto. L'esperienza in Formula SAE mi ha sicuramente facilitato molto per quanto riguarda il mio lavoro, perché sono venuto in contatto con persone, con realtà lavorative, con metodi di lavoro che durante il periodo universitario non avrei avuto tempo di approfondire in maniera così dettagliata, ecco. Il peso nel curriculum vitae dell'esperienza Formula SAE è molto elevato, soprattutto per aziende, diciamo, del motorsport, nel quale si cercano delle persone giovani, ma allo stesso tempo la richiesta di persone specializzate è molto elevata. Ad esempio, per quanto riguarda, diciamo, il networking e la possibilità di conoscere delle persone, il mio capo, con il quale ho sostenuto il colloquio prima di entrare in Dallara, ho avuto la possibilità di conoscerlo e grazie all'esperienza Formula SAE, in quanto era giudice dell'evento italiano. Se non avessi fatto Formula SAE, probabilmente non lavorerei lì. Un vantaggio che possono avere le aziende nel sponsorizzare questo tipo di progetti è la possibilità di poter attingere ad un bacino di persone che si sono formate nell'ambito specifico in cui queste aziende lavorano, senza assumere e formare una persona che è uscita dall'università, e dall'altro lato ha la possibilità di farsi conoscere da persone che probabilmente entreranno in un ambito nelle quali le stesse aziende operano e che quindi potranno tornare utili in un secondo momento anche come contatti presso un'altra azienda.